sincerità. Adesso è tutto così semplice. Eh sì, sulle note di sincerità di Arisa parliamo dell'argomento bugie. Sì, bugie. È sempre sbagliato dire bugie? È sempre sbagliato qualche volta dire qualche bugia a fin di bene può far bene? Magari una scappatella che non ha significato niente per noi, è giusto nasconderla al proprio partner o no? Ci sono delle bugie che possono essere utili? Diciamo sempre bugie per bontà o forse lo diciamo anche per cattiveria? Ne parleremo oggi nella nostra puntata di attualità. Siamo partiti da zero, all'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare e rifare l'amore, per ore, per ore, per ore. Vediamo che il nostro pubblico si sta schierando, eccoli qua. Benvenuti. Allora. Eccoci qua, come vedete devo dire che per un attore è la cosa più bella, abbiamo il tutto esaurito oggi. Allora, bisogna sempre dire la verità, qui c'è il 40% che dice sì, bisogna sempre dire la verità, invece un 60%, eccoli qui, 60% di bugiardi che dicono beh insomma no, a volte è meglio non dirla così. Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Questo diceva Oscar Wilde, pensate che meraviglia, per il quale insomma dire bugie faceva quasi parte del nostro essere, della nostra fisiologia. Ecco. E invece qualcun altro, per esempio, Collodi, ha dato un'immagine del bugiardo addirittura punendolo fisicamente, facendogli venire sto nasone qui ogni volta che diceva una bugia. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, cominciando da Morena Zapparoli, che eccola qui. Ciao Morena. Ciao Corrado. Tu sei dalla parte che bisogna sempre dire la verità? No, diffidare nel modo più assoluto di chi dice io non mento mai, perché in quel momento sta dicendo una menzogna. Perfetto, mi sembra molto chiaro. E poi Sabina Negri, drammaturga, autrice, eccola qui. Buongiorno. Ciao Corrado, bene, grazie per l'invito. Estremamente vaporosa oggi. Estremamente yuppidu, estremamente teatro perché sono in tournée con uno spettacolo. In tournée con uno spettacolo bellissimo con Bebo Storti che parla di Giovanin Brera, esatto, Gianni Brera, leggendario Gianni Brera. Grande, bene, mitico. Ci tengo a dirlo perché insomma sono figure che non dobbiamo mai dimenticare. È vero, sei stato un maestro del giornalismo italiano. No, sono una persona troppo libera per essere bugiarda, quindi dico la verità. E succeda quel che succede, e me ne sono successe in effetti. Sì, ma non pensi che a volte qualche bugia detta a fin di bene? Esistono le bugie dette a fin di bene? Secondo me esistono bugie che possono tutelare l'altro, ma la realtà sopravvive gli uomini, quindi prima o poi la devi affrontare, tanto vale prendere la scorciatoia e affrontarla subito. Benissimo. Grazie Sabina, prego, dalla tua parte, quindi. Io sono verde. Che bisogna sempre dire la verità, ma. Colpo di scena, c'è un altro ospite che è arrivato oggi, noi come al solito siamo felicissimi di averlo qui con noi, è Vittorio Sgarbi che quando ha sentito che arriva, ora io capisco. Metto qua che mi sembra un buon posto questo. Ah, lì ti metti? No, perché c'è un buon panorama qui. Io capisco che Monti ci dice che c'è la crisi, sì, e dobbiamo risparmiare proprio su tutto, ecco. Ma una sedia la trovavamo anche qua. Ah, è vero, giusto, sì, va bella andata qui dietro l'angolo. Bene. Sono qua da un'ora e mezza, Ah sì? Che mi hanno detto che avevi anticipato la trasmissione. No, sarà quindi io puntuale sono arrivato. Ma tu sei bugiardo? No, non riesco, lo sanno anche le pietre, insomma. No, dovrei esserlo però, credo che sia una virtù. Cioè che essere sinceri sia un rischio e spesso anche una forma di azzardo e di presunzione, perché uno pensa che siccome è sincero deve essere per questo rispettato. Il bugiardo è uno che fa il proprio interesse, difende gli altri, cioè per esempio un marito che tradisce la moglie e non glielo dice, non lo fa solo per sé ma anche per lei, per proteggerla da una notizia che potrebbe... Quando tu tradisci l'architetta, non è che non lo dici perché hai paura che ti cacci, ma perché vuoi che lei sia più serena. Quindi nel tradimento c'è una... D'altra parte, questo chiudo, perché mi pare che sia l'esempio preciso. Ma quando... dette a fin di bene, quindi. In questo caso potrebbe essere fin di bene, ma c'è un caso più a fine della difesa di se stessi, che è il caso di Clinton. Ricorderete che Clinton, oggi non se ne parla più,
ma fu incriminato e processato per un atto sessuale orale fatto nella sala ovale con la Levinsky. Col fazzoletto. Questo, che ha tenuto tutta ricordo. Quella storia lì. Vicenda assolutamente insignificante, diciamo un po' pre-berlusconiana, ma insignificante. Mm. Naturalmente, siccome questo oltretutto era maggiorenne, non c'era niente, perché è stato processato? La ragione, ti ricordi la ragione? L'imputazione è perché ha mentito agli americani. Esattamente. Allora, esattamente. Tu mi devi spiegare in che cosa un presidente di una grande nazione, della più grande del mondo, deve dire agli americani un fatto privato che riguarda se stesso, sua moglie e l'amante. Ma siccome il rapporto con sua moglie è un rapporto di valori morali, spirituali e personali, non poteva dire a 200 milioni che sua moglie è la cornuta. 200 milioni di americani, io sono, quindi doveva mentire e quindi non poteva essere processato perché, e questo riguarda la natura del tradimento, chi tradisce non deve far sapere che tradisce, perché altrimenti si scopre che tradisce. Ma non deve tradire, no, basta. No, questo, no, questo è un altro ragionamento. Ma insomma. Queste sono battute del cazzo. No, no, non sono, sono battute del cazzo perché non c'entra. Non bisogna tradire. Tu non usi la logica perché sei una cogliona. Ma non c'entra un cazzo. Lasciami finire. Non dire coglionate. Non dire coglionate. Allora se tu devi fare il tuo show, vai. No, tu sei lo show. Voglio tradire una cagata. Tutto il mondo tradisce. Tu sei un maschio. Ma non dire cagate. Ma perché bisogna tradire? Non dire stupidaggini. Mi sembra. Allora, il ragionamento era logico, se non usi la logica, vai al cesso! Non bisogna tradire! Non bisogna tradire lo stupidaggio! Non, non mi sembra che siate d'accordo su questo. Ma non c'è. Allora. Vuoi che io dico una cosa? Anche se non bisogna tradire, il ragionamento era un altro. E se uno è ignorante, ascolti. Stavo dicendo. Ma smetti di insultare! No, sei tu che dici la cretinata. Io dico quello che penso. Cosa vuoi dire? No, 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 adesso hai iniziato. Uguale alla Santa Chiesa. No, non esagerare. La pena di morte. No, non bisogna tradire. Ma non vuol dire un cazzo. Tu puoi lasciarla la tua donna. La lasci. La lasci. Perché, no, ma dai, adesso torno. Io non ho capito adesso una torno. Cosa. Cioè, no, ma sai cosa? In tutto ciò perché si è seduto da quella parte io non ho capito, perché casomai doveva sedersi di qua. Se non dice, bisogna se dice che ma bisogna raccontare apposta, le no? bugie in amore. Ho capito, però io volevo sapere una cosa. Se ritorna, spero che stia ascoltando. Allora, questa cosa di Clinton a me mi sta qua, cioè mi sta qua. Perché comunque è vero che in quel caso, cioè negli Stati Uniti, c'è stata una reazione esagerata, perché in quel caso si trattava di adulterio, l'adulterio non è un reato. In Italia però, Vittorio, se ritorni, io vorrei confrontarmi con te su questo tema, è ben diverso, perché in Italia i politici che hanno le amanti non si limitano ad avere l'amante nelle loro quattro mura, ce le piazzano in televisione e in Parlamento, a me è questo che non piace. Posso dire una cosa? Comunque, per tutelare la moglie, per via che la moglie non doveva saperlo, è diventata una cosa pubblica, la moglie non è che l'ha saputo, ha fatto comunque la figura della cogliona mille volte, è stata anche amplificata la cosa. Lui ha fatto una cosa, lui ha fatto una cosa che guardando la telecamera ha detto: io non ho mai avuto un affare con questa signora, guardando la telecamera, quindi parlando agli americani. Gli americani su queste cose qua non transitano. Sì, ma non transitano, però allora il tradimento è un fatto privato. Certo. Non avendolo confessato alla moglie, avendo fatto tutte queste cose di nascosto, è diventato un fatto pubblico. E quindi la moglie, secondo me, ha avuto ancora più disagi, ancora più sofferenze, è stata ancora più esposta. Con tutta la solidarietà per Hillary Clinton, dobbiamo piantarla di giudicare i politici per la loro vita privata. Io non, cioè, non sono d'accordo sul fatto che Marrazzo sia stato obbligato a dimettersi perché si è scoperto qualcosa dei suoi costumi. No, 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 ma è stato obbligato a dimettersi, non per quello, ma perché ci andava a trovare l'amico con l'auto blu. Sì, vabbè, mi sembra di aver letto questo. Comunque, la cosa che a me dà fastidio è che le amanti dei politici ce le ritroviamo in Parlamento e alcune volte in televisione. Ah, io questo per che non sono posto dell'Italia. Sì, su questo. E comunque, cioè, vorrei anche fatto molto capire, ridere, mi ha fatto molto ridere Sabina, perché dopo questo attacco di Vittorio, con anche parole un po' pesanti,
sul fatto che hai detto ma lei è maleducata, sul fatto, però, sul fatto che ti ha detto sembri la santa anche su quello, hai detto no, su quello non ora esageri, ora esageri. Su quello mi ha fatto molto ridere, infatti mi sa che l'ho offesa. Comunque siamo partiti naturalmente, insomma, belli vivaci. Mi spiace che Vittorio sia andato via, spero che torni, perché insomma l'argomento è molto interessante, anche perché insomma comunque per esempio c'è Francesco Marando, psicoterapeuta, per cominciare proprio dai bambini, psicoterapeuta, che ha detto che i figli si abituano a dire bugie quando i genitori sono troppo rigidi. È vero. Quindi fin da bambini per paura si abituano a dire bugie. Secondo voi è vero? Assolutamente così? D'accordo, assolutamente d'accordo, perché attenzione, se un adolescente non mente mai vuol dire che ha qualche problema, perché se un adolescente non comincia a raccontare qualche piccola bugia su quello che fa la sera, non si costruirà mai una propria personalità, non si staccherà mai dalla famiglia d'origine. Quindi l'adolescente che confessa tutto, anche le proprie trasgressioni, i genitori che fanno finta di essere amici e si illudono che il figlio racconti tutto perché tanto ci vogliamo bene e siamo amici, fanno un errore, perché innanzitutto è vero che il figlio non deve mentire, non deve raccontare tutto, non deve essere amico dei genitori, deve avere, e tutti noi abbiamo avuto i nostri piccoli segreti senza fare del male a nessuno. Punto. E quindi bugie. Abbiamo le nostre, ma sono segreti, non sono bugie. Sono omissioni. Tacere una verità non vuol dire dire una bugia. Mi dispiace, ma io non sono d'accordo. Io mi sono seduta allora, di qua se io per questo motivo, mi innamoro e ho 15 anni del ragazzino, posso non confessarlo a mia madre, ma diamine, ma mi vorrò tenere il sentimento e vivere. Magari lo dico all'amica. Secondo me è più qualcosa di connesso con il sesso. E poi volevo dire una cosa a tutti quelli che dicono la verità a tutti i costi. Allora proviamo ad immaginare se andassimo in giro con una nuvoletta in testa tipo fumetto con scritto esattamente quello che pensiamo, cioè ci si accoltellerebbe dalla mattina alla sera, altro che sgarbi. C'era un film, no, cioè, su questo, voglio dire, ci si accoltellerebbe dalla mattina alla sera, da Manhattan a Cantù, perché comunque anche in ufficio io sfido chiunque a dire in faccia ai propri colleghi tutto quello che pensa di loro, cioè non esiste quello proprio. Ma quello che pensa di loro, vabbè, questo è buon senso più che cioè voglio dire, poi sai, la nuvoletta magari ci sono scritte anche delle cose belle, no? Perché dobbiamo sempre pensare in negativo. La bugia è un termine veramente così secondo me universale, così importante. Mi sarebbe piaciuto avere qui Vittorio Sgarbi, che io so tra l'altro è qua fuori che ascolta la trasmissione, proprio per parlare della bugia, per esempio anche nell'arte. Gli artisti sono bugiardi, gli attori, io faccio l'attore di mestiere, sono bugiardi, e questo dall'alto, devo dire, della sua conoscenza. Mi sarebbe piaciuto, Vittorio, averlo qui. È microfonato, mi dicono. Vittorio, sì, sì, sono microfonato. Oh, mamma! Ragazzi, allora. Bene, Vittorio, hai ascoltato finora? No, Vittorio, non ho ascoltato niente, perché non posso ascoltare delle cose di persone che non usano il cervello e si vestono come delle... con quelle parrucche. Detto questo, insomma, non... Invidioso! No, ma che invidioso... Sei patetica. No, quindi. Ascolta, adesso poi scherziamo. Però no, Vittorio, io, cioè molto sinceramente, sono convinta che ma allora posso finire? Si parla per alzata di mano. Sì, sono io che non ho finito perché tu mi hai interrotto con le tue puttanate. Va bene, scusa, perdonami, ecco, va bene. Devo andare. Allora, il ragionamento che stavo facendo prima di essere interrotto con un concetto che non c'entra niente è che bisogna tradire o meno è fatto che non mi riguarda. Non bisogna. Il tradimento esiste, come esiste l'assassinio. È vero che non bisogna uccidere, è vero che non bisogna rubare, ma ci sono i ladri, quindi il tradimento c'è, e gran parte degli esseri umani nelle coppie tradiscono. Che non bisogna tradire è una questione morale, non fattuale. Il fatto è che c'è il tradimento. Allora, c'è il tradimento e ci sono i bugiardi, e gran parte dell'umanità dice bugie. Che le dica per una ragione o per l'altra è un'altra questione. Non bisogna dire bugie, benissimo, però uno le vuole dire. E siccome questo accade, parliamo di questo. Stavo concludendo che concettualmente, come principio, come logica, la verità del tradimento è la menzogna. Per cui Clinton, che era il tema, non ha fatto alcun reato, alcun crimine, è stato processato perché ha difeso sua moglie, non l'ha sputtanata davanti a 200 milioni di americani, e siccome era un fatto privato, come non l'avrebbe detto a nessun altro, non l'ha detto davanti al mondo. Però Vittorio, allora, il fatto un di... vero traditore è tale perché mente. Allora la verità del tradimento è la menzogna, mentre la verità di un atteggiamento corretto
è la non menzogna, è la verità. È però la Vittorio, ti chiedo, anche se è un fatto privato, Vittorio. Quanto arresto, scusa, sì, finisco la domanda tua, questo è il ragionamento di prima che mi è stato impedito di sì, concludere. La questione invece dell'arte è esattamente sì, l'opposto di quello che si pensa rispetto alla correttezza della sincerità, perché il grande pittore imita la realtà così bene che sembra reale, quindi la finzione diventa realtà, si chiama trompe-l'œil, si chiama qualcosa che ti serve. Ci sono dei pittori che fanno una mosca perché sembra una mosca vera. Allora, un grande pittore che si chiama Carpaccio firmava non Pinxit, cioè dipinse, Pinx, ma firmava Finxit, cioè finse. L'arte è finzione, l'arte è menzogna. Posso intervenire su Clinton, Vittorio? Scusami, una domanda. Allora, è peggio poi un politico che tradisce Sabine la moglie o è peggio un politico che promette delle panzane tipo un milione di nuovi posti di lavoro e poi non mantiene la promessa? Cioè, io vorrei capire. Sì, questo, la menzogna del politico è più grave, ovviamente, che non la menzogna privata, perché la menzogna privata riguarda te e tua moglie, da cui ti proteggi mentendo e che proteggi perché non fai sapere che l'hai tradita. Quindi il ragionamento che abbiamo fatto fa capire che si tratta di una menzogna quasi inevitabile, mentre la menzogna politica è molto grave perché uno illude e promette delle cose che sa che non può fare per il suo interesse, è più grave quella, per il suo interesse, non a fin di bene. Noi stiamo dicendo oggi, ci stiamo chiedendo se è giusto a volte dire delle bugie a fin di bene. Un politico le dice per il suo interesse, no a fin di bene. Quindi sì appunto, no, ma infatti parlavamo di bugia privata indipendentemente dal fatto che sia giusto o sbagliato tradire la propria moglie, tutto quello che vogliamo dire, parlavamo della bugia, il tema è quello. Siccome la bugia c'è, la bugia privata è talvolta una difesa di sé e della persona che sarebbe esposta a ridicolo se tu facessi vedere che è cornuta, ecco il caso specifico. Mentre la bugia politica è un modo per ingannare, per prendere e rubare il voto di qualcuno, illudendolo di fare qualche cosa che non farai. Sabina, io continuo a pensare che in realtà ci sono delle categorie sicuramente di menzogne. Quella più grave è l'automenzogna, no? Perché c'è molta gente che mente convincendosi sui sentimenti in modo particolare, convincendosi anche di dire la verità. E questa diventa al limite della follia, hai capito? Il rischio di chi mente è arrivare a convincersi di quello che dice, quindi non usarla neanche, né per tutelare, né per far del bene, né per far del male, ma proprio appropriarsi. Dai. Allora, io non mi sono messa da questa parte io vorrei capire una cosa, però, siccome anche tu hai fondato un partito, quindi volevo capire una cosa, cioè tra i punti del tuo programma. Io spero che Vittorio sia un gesto così solo per il caldo adesso. Di galanteria. Tra i punti del tuo programma c'è la promessa di un reddito minimo garantito a tutti gli italiani di 1000 euro. Cioè, ma tu pensi veramente che sia fattibile una cosa del genere? Sai come si fa? Posso chiedere? No, ti spiego come si fa. Naturalmente occorre che il potere. Ti posso anche raccontare un alibi di Berlusconi. Berlusconi dice: il Presidente del Consiglio non ha alcun potere, può soltanto, lei lo sa perché è stata sposata a un ministro, ha il potere di convocare il Consiglio dei Ministri, ognuno dei quali ministri decide quello che vuole e non puoi neanche licenziarlo o cacciarlo se non fa quello che vuoi. Se questo è vero, è parzialmente vero, il Presidente non è in democrazia, dopo Mussolini la Costituzione dà potere al Parlamento e limita i poteri dell'esecutivo, dato che si può immaginare. Per cui forse è vero che lui, siccome non ha una personalità molto forte nonostante tutto, non ha capito che il potere non è quello che hai, ma quello che ottieni. La capacità di ottenere qualcosa indipendentemente dai poteri reali, che lui non ha ottenuto, non è stato capace di, per mille ragioni, anche per le difficoltà che gli venivano. Per cui questo è un dato. Io vi dico, se mi consentono quello che io credo, noi spendiamo nell'arco di 30 anni 230 miliardi di euro di tasse nostre per pagare pale eoliche e fotovoltaico. Io voglio proibire che si spendano quei denari, i 230 miliardi servono per i prossimi 30 anni a dare almeno 1000 euro a chiunque. Quello che una pala eolica costa 2 milioni di euro, distrugge il paesaggio e io quei 2 milioni li do ai cittadini di quel paese.
Ecco che se però non me lo fanno fare, posso dirti. Quindi ho anche gli strumenti. Per cui 1.000 euro non sono molti, magari le pensioni talvolta sono più piccole, quindi devi portare da 500 o 600 euro, però comunque, che è poco, a 1.000. Però 1.000 euro... Se fosse possibile veramente, ecco, ma siccome tu, è un dato di fatto, noi abbiamo la tassa per l'elettricità, per il consumo di energia pulita, che è più alta di quello che spendiamo per l'elettricità normale, apposta perché rovinano il paesaggio, io lo dico da sempre. Ma voi sapete, tu abiti in qualunque paese tu abiti, sei accorta che ci sono sempre delle rotatorie dappertutto? Mm-hmm. Costano 2 miliardi, 2 milioni di euro l'una. Non faccio la rotatoria e do 1.000 euro alla persona che ne ha bisogno. Cosa serve la rotatoria? Per andare in Camporella? Allora, voglio dire, siamo pieni di spese inutili. Però, oltre a quelle di Fiorito, cioè abbiamo spese inutili di cose sbagliate. E spese inutili, per esempio, altra cosa che c'è nel mio progetto. Abolire le regioni, ogni regione costa come il Parlamento. Ma per quello siamo d'accordissimo. Allora, però l'ho scritto per primo, prima che venisse fuori il... Allora, il problema è, se poi non si riesce a farle queste cose, non puoi accusare neanche Berlusconi, perché Berlusconi non aveva la forza neanche di abolire sua nonna. Però se uno può averla quella forza, o perlomeno può avere la forza persuasiva per ottenere quel risultato, soldi ci sono. Però senti, no, io tornerei però risposta. Sulla bugia, perché la politica. Io ti ho detto la risposta. È giusto che siccome io so dove sono i soldi, certo. Io sono convinto, come sono convinto di un'altra cosa. Altro esempio, se lei, come chiunque di voi, possiede una Ferrari, la tiene bene perché è una bellissima macchina, o una MG storica, tu hai un edificio del 400 in rovina. Perché? Certo. Perché non hai la percezione del valore. Economisti di oggi dicono proviamo a dare il valore al patrimonio artistico e, come io ho detto sempre in quel programma, facciamo il ministero del tesoro dei beni culturali. Siamo il paese più ricco del mondo. Su questo siamo d'accordissimo. La primavera di Botticelli. Sì, però allora devo dire una cosa. Devo ricordare, ricordare la bufala del secolo, la stupidaggine del secolo che è stata detta tempo fa da un ministro. Che ha detto che con la cultura non si mangia. Basta, che credo sia la più grande fesseria, sì, che sia mai stata detta da strano uno che dovrebbe... intelligente, dovrebbe essere intelligente. Su queste cose, allora, sul fatto delle paleoliche, l'ho detto anche venerdì, che io non sono assolutamente d'accordo. Però una cosa, allora, non è che tutto il debito pubblico si è formato con i soldi messi per l'energia rinnovabile, no. Si è formato con la corruzione e l'evasione fiscale. Certo. No, la norma antiriciclaggio comunque, cioè tu dai adito a evasione, corruzione, riciclaggio, quella non... No, ma io ti ho risposto semplicemente perché io sono dei problemi di risolvere. Sui 1.000 euro ho detto, siccome l'energia eolica è questione degli ultimi 10 anni, la nostra tassa per l'energia è aumentata rispetto a 10 anni fa perché ci sono i soldi che dobbiamo dare per le paleoliche. Certo. Lì prendo i soldi per i 1.000 euro. È una sola domanda che mi hai fatto. Per altre questioni, per cui tutto il debito pubblico è questione, certo, su cui condivido. Ma se io dovessi agire oggi per avere i 1.000 euro da dare a tutti loro, agirei lì, smettendo di spendere i danari per distruggere il paesaggio con quelle schifezze. Quindi la mia risposta è precisa. Sabina, però non me lo consentono. Sabina, e nessuno vuole accettare questa logica. Uno, sì, non è che non, certo, può imporre, non c'è più il duce. Certo. Puoi dire... Torniamo però alla bugia. Vuoi sapere, questa... voglio dire un'altra cosa. Io ho una telefonata, telefonata registrata di, sì, Tremonti, che non ho potuto mandare in onda. Per 20 minuti Tremonti mi dice che l'energia eolica è un crimine, che c'è dentro la mafia e che è una cosa che non funziona. Allora, uno si chiede, siccome l'ha detto lui ed è registrato da me, perché quel governo e lui non sono stati capaci di impedirlo? Lo sapete? Ecco il tema di Berlusconi, che io i però... poteri forti sono tali che alcune cose, anche se le sai, non le puoi fare. Non so bene perché, probabilmente c'è una macchina... Questo ecco. Mi riconduce alla domanda che stavo per fare. Posso fare una domanda? Perché ho ascoltato attentamente quello che ha detto l'onorevole Sgarbi. Voglio dire questo, lui ha un programma elettorale preciso, ne sta parlando. Che percentuale necessiti per poterlo realizzare? Nel momento in cui tu ne stai parlando, noi ci crediamo che ci sono queste 1.000 euro per le persone che hanno bisogno. No, se vinci. Però, ecco, ok, che percentuale hai bisogno per vincere? No, guarda, questa è una bella domanda, ma è molto complicato perché allo stato attuale ha già vinto Renzi. Lo dico quasi facendogli pubblicità, cioè tutto è congiura per quello. Ti posso anche rapidamente fare la ripartizione della situazione. Noi abbiamo un 70% di elettori, saranno quelli, 30 che non votano non li contiamo. 20% di quel 70
sono già bloccati da Grillo e Di Pietro, quindi sono voti extraparlamentari che prenderanno per protesta, quindi sono quasi come non andare a votare. Quindi rimane l'80%. Quell'80% è strutturato, mai come adesso, in maniera molto attraente dalla sinistra, perché c'è la proposta Vendola, la proposta Bersani che è quella classica, la proposta Renzi che è quella... Per cui la sinistra si muove molto e allo stato attuale, a mio avviso, è già intorno al 38%. Quindi fai 20% fuori, 38 fa 58, mettiamo che da solo Casini, se non va a destra, valga 10 e quindi sei arrivato a 58. Dall'altra parte dovresti fare un 30, ma sì e no, in questo momento hai il 15. Però, perché? Perché non c'è movimento, non c'è niente, non c'è offerta. Non mi sembra, anche non mi sembra giusto però da parte tua e anche da parte del PDL catalogare sempre Grillo e Di Pietro come protesta. Allora Di Pietro è da 20 anni, no, è da 20 anni che dice fuori condannati dal Parlamento, poi Grillo l'ha copiato. Cioè voglio dire, ma perché questa idea non la mette in pratica nessuno? Perché non la mette in pratica nessuno fuori condannati dal Parlamento? Come lei, ma è un'altra questione. Io dico, io non parlavo della sostanza dell'offerta, dicevo allo stato attuale se c'è uno che è solo è Di Pietro perché non lo vuole nessuno, ha rotto, è andato di fa, quindi dovrà andare da solo, no non lo vuole nessuno, ma non dico sia cattivo o buono, Grillo non lo vuole ed è quello che somiglia di più, quindi Grillo prenderà dei voti di Di Pietro, allora avrai candidato Di Pietro per la sua area da solo, candidato Grillo che è condannato in maniera definita perché ha ucciso 3 persone, lo sappiamo e tanto parliamo secondo te, questa non è tutta una menzogna per far passare ancora Monti? Questo può darsi. No, vabbè, e allora, dicevo semplicemente che io non parlavo di quello che dicono, dico che quest'area è un'area diciamo extraparlamentare. Quella, però parleremo un'altra volta di queste cose, stiamo parlando di politica, gli hai dato il là e finito. Io spiegavo solo delle cose matematiche, non bugie. Allora, mi viene in mente questo, Sabino, un politico può essere sincero o deve essere necessariamente bugiardo? Beh, ascolta. Io sento solo un politico che dice una cosa, che ha detto voi non potete allearvi con quelli, era alleato con quelli un minuto no, prima. No, secondo me è chiaro che costa molto di più a un politico essere sincero. Però un politico passa anche attraverso a quello che si diceva prima, cioè io ti prometto 1.000 euro al mese se sei bisognoso, poi non posso realizzarti, tu fraintendi e dici hai mentito. Perché questo passaggio, questo fraintendimento tra elettorato e politico c'è spesso. Il politico promette a volte anche quello che poi non è in condizione di fare. Invece la sincerità è proprio dire se sarò in condizioni di e per essere in condizione di mi tocca avere questo. Voti, però se si dice se ho capito, però non puoi prendere in giro l'elettorato. Sentiamo delle cose telegrafiche da parte del pubblico. Ti autorizza a sparare delle panzane, a voce politici le sparano. Partendo dalla verità assoluta che purtroppo nella nostra società non la puoi usare perché ti inimicizzi troppe persone, diciamo delle mezze verità, delle piccole verità, eccetera. Chiaramente alcune bugie servono perché dipende dall'interlocutore. Se ho di fronte una persona che non potrebbe capire, non posso neanche dire. Nel mio piccolo però cerco sempre di dire la verità, ma soprattutto per non far figure, perché la verità prima o poi viene a galla e quindi rischi di fare anche figure barbine. Certo, la bugia è un male a catena, se ne dici una per sostenere quella ne devi dire 10. Vabbè, perché però, guarda, quando meno te l'aspetti salta ancora. Io mi scuso con Corrado se siamo andati sul discorso della politica, però sinceramente io più che fare dell'antipolitica, più che diciamo dare adito alla protesta, io suggerirei una cosa, se qua Sgarbi si vuole prendere degli impegni, poi dopo andiamo sul sito www.promessepubbliche.it e vediamo quali di questi impegni verranno mantenuti. Questi qui sono io voglio fare, lei ha tutte le ragioni del mondo, proposito. Io non voglio promettere niente, io dico che la prima cosa che fa un politico è un programma, il programma non è una promessa, il programma è applicabile se vinci e anche se vinci con chi vinci, cioè una delle tesi sempre di Berlusconi è questa, che mentre Monti ha tutti d'accordo perché non è stato eletto e ha messo insieme quelli che prima erano nemici, lui aveva nemici in casa sua perché aveva contro Fini e si è visto, Bossi parzialmente si è visto, cioè la sua alleanza non era coesa. E questo è un problema a cui se io adesso vinco però con un'alleanza e poi alla fine quello che è con me da Casini, cioè tu pensi, tu gli altri che hai avuto, Casini, Fini e anche Bossi, nella prima fase almeno, andarono da un'altra parte. Quindi è evidente che tu, siccome non hai dei blocchi disciplinati, ma hai degli alleati,
puoi andare incontro a una promessa che non io ritengo che Berlusconi a un certo punto si sia sopravvalutato un po', sì, e con la Lega abbia pensato di poter far coalizione. Ma voi state di parlando di altri. Questo perché Berlusconi è un bugiardo? Perché Berlusconi perché potrebbe, sì, è una figura che può essere legata allora, per la bugia. Ha, però ha promesso delle cose e anche quando le ha mantenute, sinceramente, cioè guardiamoci in faccia, era davvero possibile abolire l'IMU, l'ICI? Non era possibile, se non ci sono soldi nelle casse dello Stato, come si fa? Perché tu devi promettere però una cosa? Però poi quando entrano li usi per le rotatorie, per attirare per le paleoliche. Allora ci cioè, ma però prima hai parlato di rotatorie quello, per andare in Camporella, viva quello, Dio che almeno se ci fosse almeno... Se voi introducete l'abolizione della norma antiriciclaggio, cioè che si possono spendere dei contanti al di sopra delle 1000 euro senza subire controlli, è gravissimo per la criminalità organizzata, è gravissimo per la corruzione e per l'evasione. Cioè, non è secondo me un bel segnale questo. Mandiamo un filmato di Grillo, così facciamo contento Vittorio. Un filmato di Grillo a proposito appunto di queste accuse che riguardano il suo passato. Chiaramente io tra l'altro glielo dissi a Beppe, guarda che se ti presenti in politica sappi che tireranno fuori. Soprattutto perché è lui che parla dell'incensurato. Perché, vediamo, ce l'abbiamo, vediamo se riusciamo a mandarlo in tempi utili. Tra l'altro la legge, tiro fuori un'altra roba, a proposito della bugia, torniamo alla bugia. La legge, per quanto riguarda... No, perché... E Morena purtroppo ha scatenato la tigre Vittoria per quanto riguarda. Ma no, è bello sentire programmi quando io ci interessa. Quando lei ci interessa. Vediamo un attimo Beppe Grillo. Cosa dice? Facciano la legge elettorale che vogliono, non ci interessa tanto, saranno scacciati via. Con queste parole Grillo liquida la classe politica prima di salire sul palco a Parma, in una piazza non gremita. Poi l'ex comico, come lui si definisce, guarda all'orizzonte delle elezioni. Non ci interessa il 20% e dice vogliamo il 100%. Per il leader del Movimento 5 Stelle il vecchio sistema politico è finito. Poi passa ai temi economici. Io, afferma Grillo, non sono contro l'Europa, contro l'euro. Io non ho mai detto di uscire dall'euro. Dico che devono essere i cittadini a decidere e questo lo possono fare con strumenti nuovi che noi vogliamo, come i referendum proposti senza quorum. Dalla piazza di Parma poi l'ex comico torna sulle polemiche sui suoi cachet che lo hanno visto contrapposto a Benigni, da considerarsi a questo punto ex collega del fondatore del Movimento 5 Stelle. E poi mandano una alla sua radio a dire che io prendevo il nero nel 1996, ho fatto una serata alla CGIL e ho preso 20 milioni in nero. Meno male che io sono di Genova, non butto via niente, avevo la fattura. Avevo la fattura, però l'ha smentita, l'avete letta da qualche parte. Ecco. Ora, indipendentemente da come uno la pensi, però questa macchina del fango, no, che funziona in politica, cioè questo di dire probabilmente politica, bugie all'avversario per appunto per scredicarlo di fronte a tutti, questo non è una forma di bugia colossale? Si chiama calunnia, si chiama... È stata usata in alcuni casi, nel caso di Boffo, nel caso di Fini, ma c'era un fondamento di verità, nel senso che Fini, se non avesse avuto il fango rispetto alla casa di Monte Carlo, bastava che dicesse la verità che non ha ancora detto. Cioè tu non puoi non sapere se una casa è del fratello di tua moglie. Lui non l'ha ancora detto. Allora, il fango, uno se non è capace di dire la verità, la richiesta Clinton, non è capace... Quella casa è del fratello della Tugliani? Sì o no? Non puoi dire non so. Lui continua a dire non so. Quindi il fango se l'è meritato. Posso dirne una io di Tremonti? Tremonti pagava in nero la casa, sì o no? Non me l'ha ancora detto. Dice, ma era un mio amico. Quindi non è fango. Non è fango. Perché è fango se tu riesci a smentire quello. Invece, l'altro caso di Boffo. Boffo, quando uno è Finocchio, si diceva una volta, non è che c'è scritto qua. Oggi sì, perché lo dichiara. Allora all'epoca no. Quindi se uno non lo dichiara è soltanto un pettegolezzo. Però il sospetto che Boffo fosse omosessuale è legato a un processo per... A questo punto, visto che Boffo non si è mai pronunciato su questa materia, anche lì il pettegolezzo di insinuazione non è fango, è che non c'è chiarezza dall'altra parte. Tant'è vero che la Chiesa a un certo punto l'ha mandato via perché Signorini, che è omosessuale, può dirigere chi? Ma non può dirigere l'Avvenire, il giornale dei vescovi. Ma perché? Perché i vescovi sono contro l'omosessualità. Ma non c'entra niente. Non puoi, se sei fascista, dirigere l'Unità. Ma possibile che non capiate niente oggi? No, la Chiesa è contro l'omosessualità. Non ci puoi mettere il culo a dirigere. Ma non cambia.
Ma tu metti in luce l'inutilità. Io non ci sto a questo gioco che in Italia si continuino a giudicare le persone per i loro costumi sessuali. Ma non, cioè, non è un giudizio. La Chiesa, con il Cardinal Bagnasco, che è l'editore dell'Avvenire, si è pronunciata contro l'omosessualità. Ma se lui... Il direttore... Ma se lui fosse un bravissimo direttore di giornale che fa un ottimo lavoro di giornalista e di direttore, ma questo non c'entra niente. Infatti un omosessuale come Signorini può dirigere chi? Perché chi non è un giornale ideologico. Ma se io sono il giornale della Chiesa, non può essere un ateo a dirigerlo. Ma quale sarebbe l'ideologia che detta le regole della vita di un omosessuale? Ma perché la Chiesa è contro l'omosessualità? Sì, ma l'omosessuale non obbedisce a un'ideologia. Ma se la Chiesa è contro, non è che ha ragione, ma è contro. Si nasce omosessuale. Sessuali, per cui non capisco. Ho capito, davvero. Ma la Chiesa dice un'altra cosa. Ma non, sì, non puoi non essere d'accordo. Se un partito dice voglio il duce, è l'opposto di un partito che non vuole il duce. Allora, siccome è un partito, il partito della Chiesa è contro l'omosessualità e quindi un omosessuale non può dirigere il giornale del partito della Chiesa. Sabina, sei d'accordo su questo? No, parliamo di un giornale esplicitamente con questa linea editoriale, non è che si nasconde dietro niente. Dire, ci sono, poi sei libero di non comprarlo. Ma ci sono moltissimi omosessuali che pensano che i gay non si debbano sposare, che pensano che sia sbagliata l'adozione da parte delle coppie omosessuali. Può darsi che lui come giornalista non abbia mai obbedito a nessuna ideologia, e quindi perché doveva rinunciare a fare il direttore dell'Avvenire? Loro. Sto dicendo semplicemente che... Peggio ancora. È stato discriminato, il potere dell'editore... discriminano, l'abbiamo imparato oggi, lo sappiamo. Sentiamo brevemente anche il pubblico. Ma questo l'ho detto perché evidentemente non era fango, se è rimasto a tal punto il dubbio che potesse essere omosessuale, che gli hanno tolto la direzione del giornale. È un errore, è una cattiveria, tutto quello che ti pare. Però se il giornale dice sono contro gli omosessuali, non può mettere un omosessuale a dirigerlo, ma invece chi non è contro nessuno, e se infatti un omosessuale è libero, quindi Boffo poteva dirigere chi? Non credo, ma che Signorini non può dirigere contro... all'Avvenire, che è il giornale dei vescovi. Non credo che sia un fatto contro gli omosessuali. Tu per esempio sei omosessuale? Tu sei omosessuale? No, ma se lo fossi, ma cosa sei omosessuale male, o no? Cioè, voglio dire, ma io sinceramente sei un bugiardo. Io sono malato dall'altra parte, purtroppo. Ma con questo, per carità, che ognuno difenda il è vero, suo vero. Per carità. Ma capisco perché la puntata si chiama vero, parliamo della bugia, visto? Dove potevamo fare una puntata sulla bugia? A vero. Velocemente parla. Torniamo alle bugie, come diceva il nostro ospite Vittorio Sgarbi prima. Le bugie a fin di bene servono, ci vogliono e aiutano la vita, perché spesso e volentieri tutti la diciamo la bugia. Ha ragione lei, infatti vale per la malattia. Se tu hai un parente che è malato e non gli dici la malattia che ha, non è detto che quella bugia sia... No, ma i medici, io lo stavo dicendo prima, per legge, i medici... I medici da qualche anno sono costretti a dire la verità anche in caso di malattia. Anche gente che poi muore di infarto dice appena glielo dici, personalmente con cautela. Allora, cambio di posizione, qualcuno ha intenzione di cambiare posizione? Qualcuno ha intenzione di non mi distrarre, smettila di distrarti. Chi è che cambia posizione? Cambiate posizione, nessuno? Rimanete tutti della vostra idea. Sì, ma... smettila di parlare senza microfono! Tirategli qualcosa! Porca puttana! No! La puttana è porca, è vero! Allora, faremo una puntata. Quindi non è un insulto. Fermiamoci un attimo. Dove sei con la telecamera? Che non ci sono, ti anche vedo. Quelle Fermiamoci un attimo. Torniamo tra poco. Tanto loro parlano. Ci vediamo tra poco, tra pochissimo. Torniamo. Allora, mi è venuto in mente una cosa, che siccome questa ragazza è un uomo... Questa ragazza? Ogni trans è un bugiardo. E tu vai lì, pensi che sia una donna, poi scopri che è un uomo. È un bugiardo. Il trans è un bugiardo. Ma tu lo sapevi che eri un uomo? No. L'hai scoperto oggi? Io mi sono avvicinato e scoperto oggi. C'ha un cazzettino. Ma smettila! No. Oh, bugia! Bugia! Ma ripeto, allora, bugia! Sì, sì, è vero. Fermi tutti, dove siamo? Nessuno ha cambiato posizione, d'accordo? Siete rimasti tutti nella vostra idea. Allora, una sola. Abbiamo il tempo. Tu, come ti chiami? Ana. Come? Ana con una N? Sì. Ci mancava solo quello. Vabbè, dimmi. Bugiarda!
Dimmi velocemente che non ce l'ho. Dimmi. La prima cosa, i più bugiardi sono i genitori, perché il bambino appena nasce, quando ha un anno o due, ti chiede: di dove mi hai preso? Sotto un albero. E prima cosa sono i genitori che sono i bugiardi. No, tra l'altro lei ha mandato tutte le cicogne in pensione. I cavoli tutti. Non ci sono. Quindi dovrebbero i genitori da subito dire la verità. No. Benissimo. Velocemente. Allora, Corrado, io sono un po' sgarbiana, quindi devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Vittorio. Su cosa? Ha detto un sacco di cose, sul fatto che comunque alcune bugie dette a fin di bene, secondo me, bisogna anche saperle dire. Oddio, però devi anche avere la presunzione di pensare che l'altro non è pronto a sentire la verità. Abbiamo preso appunti sulle promesse. Va bene, se ne ricordare, io dopo tre mesi di temo che qualcuno... Ma è anche presuntuoso. Volevo sapere se c'era qualche bugia in atto. No, voglio dire, però è anche come presuntuoso decidere per l'altro, no? Cioè tu dici l'altro come non è in grado di sentirsi dire la verità. Come disse Quintiliano, io ho tutti i dischi di Quintiliano, del primo secolo dopo Cristo, Quintiliano disse: il bugiardo deve avere buona memoria. Era un parente di Celentano. Che era parente di Celentano, che abbiamo visto che... È una cosa terribile. Bene. Allora, mi ha fatto venire in mente una cosa tremenda. Anche perché, vi assicuro, e ve lo dice un bugiardo che è laureato alla Sorbona. Ecco, ve lo dice uno, è molto difficile dire le bugie, perché bisogna veramente... Bisogna avere una memoria, bisogna dirle con grande convinzione, però avere anche una memoria. Guarda, colossale. Comunque una bugia te ne porta 100, perché è pazzesco. Vittorio, però mi fai un favore. Mi dai un bacino? Fatela qua, sì, dai, anche perché l'hai attaccata. Che bello! Sì, però vorrei fare una proposta. Una proposta? Lei è un fidanzato. Allora, tradiamolo. E non diciamolo. Benissimo. Lei ha detto che non bisogna tradire. Se tradiamo il suo fidanzato, lei mi dà ragione. Vedi, basta poco per cambiare idea. Sabina Negri, Vittorio Sgarbi, Lorena Zaffaroli, grazie per essere stati con noi. Grazie. Bene, vi lascio in studio. Bene. Adesso continuate a stare con noi, perché tra poco Laura Freddi parlerà di una storia, ahimè, che forse sta finendo la storia, e io non dormivo da una settimana su sta storia qua. Alessia Marcucci e Coso e Facchinetti, forse è finita? Ma io continuo a parlare da solo con un definito.